Buongiorno. È un piacere essere qui con voi a questo evento Woodstock 5 Stelle. Sapete, io ho partecipato a quello originale, perciò questo vi dà un'idea di quanto io sia vecchio. Ed è stata un'esperienza incredibile a quel tempo. Questa volta Woodstock 5 Stelle è un'opportunità per tutti noi per porci le grandi domande riguardo la crisi del pianeta e per capire cosa le nuove generazioni potranno fare per prepararsi a questo nuovo tipo di società del XXI secolo. Siamo davvero nei guai. Si sta concludendo la grande era industriale basata sui combustibili fossili, sul petrolio, sui gas naturali. Le energie che hanno fatto muovere la civiltà negli scorsi secoli sono oggi energie in declino. E ora, grazie alle tecnologie, queste energie sono meglio di quelle vecchie. Tutta l'infrastruttura della nostra civiltà si basa sui combustibili fossili per materiali plastici da costruzione e l'infrastruttura è ormai dilapidata. Allo stesso tempo, ci è stato detto che siamo alle porte di una nuova era industriale. Da due secoli e ancora oggi emettiamo un quantitativo incredibile di anidride carbonica direttamente nell'atmosfera quando bruciamo i combustibili fossili e il risultato sono i cambiamenti climatici del pianeta. Con il rapido surriscaldamento del pianeta potremmo trovarci di fronte a una possibile estinzione di massa di animali e piante sulla Terra. Potremmo addirittura dover affrontare l'estinzione della razza umana stessa. Ma non abbiamo scelta se vogliamo trovare una via d'uscita per una nuova era sostenibile per i nostri figli e per le future generazioni di questo pianeta. Lasciatemi suggerire cosa dovremmo davvero fare per uscire da una situazione come questa. Dovremmo creare una nuova rivoluzione industriale, la terza rivoluzione industriale. E la terza rivoluzione industriale ci porta dalle energie derivanti dai combustibili fossili del XIX e XX secolo alla distribuzione delle energie rinnovabili del XXI secolo. Il sole splende ovunque nel mondo, ogni giorno. Ogni giorno il vento soffia su tutto il pianeta. Tutti noi abbiamo fonti di calore nel sottosuolo che possono essere trasformate in energia. Se viviamo in aree rurali, possiamo utilizzare gli scarti agricoli e forestali. Se viviamo in regioni costiere, possiamo sfruttare il moto ondoso. Abbiamo rifiuti che possono essere trasformati nuovamente in energia, così come le cascate che possono generare energia idroelettrica. Il pianeta ha energia sufficiente per sostenere la vita per milioni e milioni di anni a venire. La domanda è se queste nuove generazioni avranno il desiderio e la volontà di conseguire questa nuova rivoluzione industriale. Lasciatemi descrivere la situazione molto brevemente. Ho avuto il privilegio di sviluppare il lancio della terza rivoluzione industriale per l'Unione Europea, realizzando un piano di sviluppo che era basato su 5 pilastri fondamentali. Primo pilastro. L'Unione Europea si è impegnata a trasformare il 20% delle energie in rinnovabili entro il 2020. È una grande sfida, ma è obbligatoria. Voglio dire, ogni Stato membro deve raggiungere questo risultato entro 10 anni. Pilastro numero 2. Ci sono milioni e milioni di edifici in Italia e in tutta Europa, case, uffici, aziende, centri commerciali, impianti industriali che possono essere convertiti in tante centrali energetiche che raccolgono l'energia attorno ai propri edifici, il sole, il vento, il calore del sottosuolo. Ora abbiamo 91 milioni di costruzioni in tutta l'Unione Europea. Se proviamo a immaginare cosa può voler dire convertire ognuna di queste costruzioni in una piccola centrale energetica, possiamo iniziare a capire l'enorme potenziale che si potrebbe ottenere da questa nuova rivoluzione industriale. Ma tutto ciò deve essere basato sulla sostenibilità, non sulla speculazione. Pilastro numero 3. Abbiamo bisogno di raccogliere l'energia prodotta, perciò dobbiamo impegnarci in tutta l'Unione Europea all'uso dell'idrogeno come mezzo per stoccare le energie rinnovabili. Perché il sole non sempre splende, il vento non sempre soffia, sono energie a intermittenza. Perciò l'idrogeno come mezzo di stoccaggio ci permette di raccogliere queste energie e usarle per l'elettricità quando effettivamente ci servono. Pilastro numero 4. Andremo a utilizzare le stesse tecnologie su cui è basata Internet,
le stesse identiche tecnologie in Italia e in Europa per realizzare una rete di distribuzione che lavori esattamente come internet. Perciò ci saranno milioni e milioni di persone che producono la propria energia, l'energia verde, nei propri edifici e attorno ad essi. La immagazzineranno con l'idrogeno proprio, come salvano i propri media digitali. E poi, l'energia che non usano, l'energia in surplus, può essere condivisa attraverso una rete di distribuzione intelligente che lavora proprio come internet. Si può condividere l'energia con milioni di altre persone. Perciò, proprio perché le nuove generazioni stanno crescendo con l'idea di poter condividere i propri archivi digitali attraverso internet, possiamo dire a questa generazione: ora avete questa opportunità, questa responsabilità di produrre energia nei vostri edifici, nelle vostre case, nei vostri luoghi di ritrovo, di raccoglierla attraverso l'idrogeno, come se salvaste i vostri media digitali. Dopodiché, condividere quella che non vi serve. E infine, il quinto pilastro. Quando si inizia a parlare di nuovi mezzi di trasporto, i primi veicoli elettrici sono comparsi quest'anno. I primi veicoli a idrogeno usciranno nei prossimi 2 anni e le persone saranno in grado di disconnettere le proprie auto, camion, autobus, per poi connetterli alla rete di distribuzione del paese per prelevare elettricità oppure restituirla alla rete. Questa energia è per le persone, è un nuovo capitolo per la razza umana, perciò la capacità di produrre la propria energia, di raccoglierla e di condividerla attraverso il paese apre a una nuova era di sostenibilità. Sapete, ho sempre creduto che l'Italia avrebbe dovuto essere la guida verso la terza rivoluzione industriale. L'Italia è l'Arabia Saudita delle energie rinnovabili, perché è una penisola con un enorme quantitativo di irraggiamento solare, vento al largo delle coste, fonti geotermiche e idriche ovunque. Perciò l'Italia dovrebbe guidare l'Europa attraverso la terza rivoluzione industriale e le nuove generazioni dovrebbero sposare questa opportunità. Se l'Italia fa da guida, potremo trovarci a leggere un nuovo capitolo della nostra relazione con la Terra nelle prossime decadi. Devo dire che ci eravamo sbagliati riguardo al coinvolgimento delle grandi città della cultura occidentale nella terza rivoluzione industriale. Ho avuto il privilegio di sviluppare, in collaborazione con la città di Roma e con un team globale, i loro piani a lungo termine che ora sono in fase di realizzazione. Perciò la mia speranza a questo Woodstock 5 Stelle è che abbiamo avuto la possibilità di vedere cosa c'è di sbagliato nel mondo, ma allo stesso tempo di capire come possiamo renderlo migliore, di come possiamo voltare pagina se vogliamo portare avanti la storia umana e cominciare a prenderci le nostre responsabilità per la cura del pianeta, per cogliere opportunità che ancora non ci conoscono e per godere di questa splendida esperienza chiamata vita sulla Terra. Se abbiamo avuto la possibilità di cominciare questa discussione a questo festival, per poi riproporla in tutta Italia e in tutta Europa, questo sarà un grande servizio che porgiamo al futuro del genere umano.